ci troviamo a Sluderne, siamo in Val Venosta, esattamente siamo all'interno del Museo della Val Venosta, che è presente al suo interno tantissimi reperti che arrivano dalla collina di Tarces e dal sito Gangleg, che è un sito che ha una stratificazione culturale davvero importante, che va addirittura dall'età del rame, passa per l'età del bronzo e poi per l'età del ferro fino ad arrivare all'epoca romana. E qui ti faccio già vedere dei reperti molto belli, ti faccio vedere intanto questa spada celtica. Guarda che meraviglia, Marcello, è stupenda, è perfettamente conservata. E poi ti faccio vedere anche delle corna di cervo, perché erano molto importanti, si creavano diversi oggetti con le corna di cervo, per esempio i manici di coltelli, ma non solo, gli aghi per poter cucire. Insomma, tanti tanti reperti, Marcello, che provengono da questo sito, che si trova all'incirca una trentina di minuti a piedi proprio dal museo archeologico. Ma ti voglio presentare una figura che adesso ci farà anche un po' da guida. Si tratta del dottor Bodini, che è qui con noi. Buongiorno, benvenuta a Camper. Buongiorno e benvenuta. Allora, dottore, noi parlavamo di questa stratificazione culturale così importante, davvero tanti secoli che sono rappresentati in questo sito archeologico. Direi millenni. Sì, millenni. Partiamo da Ötzi, la famosa mummia ritrovata nel ghiaccio, quindi 3500 anni avanti Cristo, e arriviamo fino al tempo dei Romani. È vero, ed è davvero notevole tutto questo. Ma io, Marcello, ti voglio far vedere qui un'abitazione dell'età del bronzo. Pensa un po', allora, intanto era rettangolare, aveva uno zoccolo di pietra che isolava per bene, insomma, dal resto dell'ambiente, così come isolava bene anche l'argilla che veniva utilizzata proprio per potersi proteggere, insomma, dall'ambiente esterno, e veniva utilizzata proprio appoggiata, così si plasmava, esatto, pressata con le mani, sì, sulle canne o su direttamente su bastoncini, esatto, di legno. E poi ancora, io voglio farlo raccontare a lei, dottore, cioè qui abbiamo davvero una meraviglia. Questa è dell'età del ferro, quindi un po' più recente rispetto all'età del bronzo. Vedo dei seminterrati. Beh sì, questa è stata veramente una cosa rivoluzionaria. Stupendo. Per allora. Cioè, tutto il collo viene terrazzato, e quindi a vari livelli troviamo le abitazioni, spesso con una specie di scantinato, in pietra a secco, e sopra la struttura in legno. Ma fantastico, davvero, Marcello, stiamo parlando di epoche davvero antiche, qui siamo nel V secolo più o meno avanti Cristo, cioè stiamo parlando davvero di tanto tempo fa. E mi voglio soffermare, Marcello, su quest'altro dettaglio, di cosa si tratta. Allora, sono praticamente cumuli di ossa, sono ossa di animali, perché nella collina si praticavano anche i sacrifici animali. C'era un santuario? Era dedicato a chi? Probabilmente a Rezia, che era la divinità principale dei Reti. Dei Reti, che era appunto la popolazione che era insediata qui, esatto. Poi arrivarono i Romani, insomma, esatto, la solita fusione tra le popolazioni. Ma qui ti voglio far vedere, Marcello, la banca dei semi. Questi sono semi antichi, l'orzo, il farro, il miglio, le fave, che venivano coltivati, giusto, nella collina, proprio in quel periodo. Faceva parte dell'alimentazione quotidiana dei Reti. E sotto vediamo anche le macine. Esattamente, guarda, Marcello, le macine, e poi ci sono i mortai, ci sono i pestelli, perché loro erano organizzatissimi. Mangiavano. Era davvero una società molto evoluta, molto ben organizzata, strutturata, si praticava la coltura dei diversi cereali. Però, Marcello, guarda qua, il nostro amico telaio, che abbiamo già incrociato altre volte, il telaio con cui si tesseva cosa? La lana delle pecore. Ecco. Difatti, tra le ossa che abbiamo visto su quella collina, la maggior parte di ossa risalgono alle pecore. Oh, le pecorelle. Ecco, e quindi abbiamo il telaio, che da cui poi si produceva appunto i tessuti di lana. Ma sai che faccio, Marcello? Che io adesso ti faccio un bel maglioncino per l'inverno, visto che ci sono. Ciao, Marcello, e grazie, dottore. Guarda. Grazie a lei.